interessante, poi spiegheremo anche questo mondo di fiori che ci attrae tanto, anche perché alla vigilia di Natale molti ci chiedono: ma noi dove possiamo comprare l'albero di Natale? Beh, ce ne sono bellissimi questa mattina, tra poco ve li faremo vedere, o comunque ve li faremo anche mostrare parlando con il titolare Freddy di Managos. Questa mattina abbiamo tanti amici con Gianluca Cavaliere alla telecamera, che può già inquadrare i nostri cari amici azzurri, i tifosi del... ovviamente si capisce dal loro look azzurro. O caro Giovanni Sarubi, giornalista, scrittore, anche presidente, credo, del Palazzo. No, per l'amor di Dio, il presidente Rubio. Ah, il presidente, chiedo scusa, presidente. Allora, quanti ne siete voi? Siamo... il Club Napoli Monteforte. Allora, siamo il Club Napoli di Monteforte Pino, siamo oltre 100 iscritti e siamo presso il centro Montedoro, nella... c'è la nostra sede. Noi questa mattina parleremo anche di solidarietà, sì, con gli amici del Club Napoli, perché c'è la presentazione da pochi giorni di Pillole Azzurre. Di Pillole Azzurre, il secondo anno che facciamo una raccolta di beneficenza a favore dell'AIN di Avellino, Fossili Fondi di Napoli. Bene, tra pochissimo con i tifosi del Napoli, ovviamente è immancabile il nostro caro Beto Peppe, perché molti vogliono sapere: ma che tempo farà a Natale? Beh, insomma, non so se lei già ci arriva a Natale, al 25. Io penso per Natale non ci arrivo, posso arrivare ancora, perché devo vedere. Deve studiare bene la che cosa dicono, se il tempo sarà bello, sì, o sarà solleciato. Sì. Quindi ne parliamo dopo la rassegna stampa. Intanto questa mattina si è imbacucato per bene, sì, proprio tipo Babbo Natale, più befanotto, devo dire, proprio come si è coperto. Sì. Ma Lusignolo, volevo dire una cosa. Lusignolo che fine ha fatto? Allora, Lusignolo ogni volta che fa le terme, sì, prende l'influenza, spiccia il volo, spiccia il volo. Ma le terme non si va per sapere. Insomma, chiacchiere, caffè, promette scintille questa mattina, ci saranno tante altre graditissime sorprese. Intanto vedete che bel colpo d'occhio. Ma quanti compari ci sono questa mattina da Madagos? Il nostro Barone Rosso con la cravatta musicale, eccola qua. Il nostro Augusto. Direi compari si siamo trasformati in lo scomparo. Insomma, si moltiplicano anche i compari. Michel Bourbon, quanti ne siete questa mattina? Stamattina siamo in quattro, tre compari più quattro compari. Ci manca uno. Aurelio Spinini, tanti saluti ad Aurelio, tanti salutiamo anche Lusignolo che non è venuto. Insomma, si moltiplicano anche i compari a chiacchiere e caffè, c'è anche il nostro Carminuccio alla batteria. Siamo in quattro, si è aggiunto un altro compare stamattina, va bene così. Tante allegria questa mattina, daremo anche un'occhiata ovviamente anche ai giornali, approfitteremo della presenza del collega Giovanni Sarubi anche per cercare qualche spunto interessante su temi d'attualità nella nostra provincia, che non mancano mai. Ci saranno delle sorprese, mi dicono che probabilmente dalla regia siamo già pronti per una prima sorpresona natalizia. 3, 2, 1, chiacchiere e caffè, vi regala adesso questa splendida sorpresa di Natale, vai! Dove mangiavo il bue e l'asinello. Venite tutti quanti in armonia, è nato il pastorello di Maria. Che abbiamo cantato a voi l'Immacolata è presentata.
sorpresa davvero straordinaria, un grazie. Regalo di Natale grazie. Per tutti gli amici di Tele Nostra e Prima TV. Ovviamente non siamo in diretta con Chiacchiere e Caffè dai Vivai Malagos sulla variante. A proposito, dopo Freddy ci deve illustrare gli alberi di Natale, perché ci hanno già chiamato e vogliono sapere ma sono in vendita, come sono, sono belli. Tra poco Freddy accontenterà tutte le vostre richieste. Intanto complimenti Presidente per i ragazzi per questa bella sorpresa, l'associazione e gli amici della Rosa Marina. Sì, grazie, buongiorno ai telespettatori, buongiorno a tutti per l'invito a... È un piacere nostro. Niente, associazione amici della Rosa Marina Michelina Venezia, all'intento di aggregare e portare avanti tradizioni del nostro paese. Abbiamo già fatto altri tipi di manifestazioni, come il primo raduno tenutosi a San Michele di Serino l'8 di settembre, un raduno di Sampugna, Ciaramelle e strumenti popolari. Adesso l'obiettivo era quello di portare avanti, abbiamo organizzato dei corsi di Sampugna, Ciaramella. Quindi sono degli allievi? Sono degli allievi, a parte sono, alcuni sono scolari del liceo musicale, già ce l'hanno di loro, però abbiamo il nostro maestro Giuseppe Rodia, che io ringrazio, che sta insegnando altri ragazzi come Mario, come Pasqualino, come, ed altri ragazzi che stanno partecipando al corso di Ciaramella. E Giovanni De Vita, che sta imparando i ragazzi con la tavola. Bene, complimenti. Pasqualino, ma quanti anni hai, Pasquale? 8. 8 anni e con la Ciaramella già ci sai fare? Sì. Pasqualino, ci vuoi presentare gli altri amici qua? Ti ricordi? Sì, come si chiamano? Lui come si chiama? Mario. Mario, poi? No, lui Mario. Mario, eccolo qua. Mario, poi? Marco. Sì? Stefano. E Stefano. Pasquali, ce lo fai un assolo di pochi secondi? Ci fai sentire come sei bravo? Vai Pasqualino, vai! Pasquale, un applauso al nostro Pasqualino, ovviamente restate con noi. Intanto Presidente Giovanni Sarube, chiamo Presidente, probabilmente forse influenzato dalla categoria perché sei collega, però Giovanni, come parte questa idea di un club Napoli Monteforte e Pino? Parte credo innanzitutto dalla passione di ognuno di noi che tifa Napoli. Io tifo Napoli da 60 anni, quindi Ho visto lo stadio del San Paolo, perché abitavo lì all'epoca. L'ho visto costruire perché c'avevo la scuola elementare proprio. Poi hai visto Maradona. Poi Maradona, e che ne parliamo a fare? Maradona, adesso non è che sta attraversando un bel periodo. Vabbè, non è che dice, voglio picchiare. Ma come dice il nostro Presidente, noi stiamo lottando per la Champions League, stiamo lottando per l'Europa, mica guardiamo l'Europa, insomma. Però insomma, cioè, tu sai, noi viviamo in Fina, ad Avellino, tanti i tifosi biancoverdi, quando vedono voi che dicono? Ti hanno mai chiesto ma perché non tifi per l'Avellino invece del Napoli? A me il tifo per l'Avellino mi sta benissimo. Quindi Avellino e Napoli? Assolutamente, perché chi vive ad Avellino non tifa per la città del... Per la propria città, insomma. Qual è l'impegno di questo club? Che fate? Oltre ma alla solidarietà, noi facciamo tantissime cose. Facciamo, per esempio, giochiamo a scacchi, per esempio. Facciamo corsi di computer, facciamo serate musicali, facciamo teatro. Facciamo libri, Io so del tuo impegno anche per quanto riguarda... Promuoviamo la cultura, i libri, quindi... A proposito di libro, ci tenevo a sottolineare che c'è la presentazione di Pillole Azzurre. Questo libro è un libro di Felice Antignani. Un libro veramente eccezionale, perché è stato scritto da una persona che, come dice lui, ha avuto una tramvata in faccia un giorno, è una brutta malattia, curato ad Avellino. All'ospedale Moscari. Ad Avellino, dobbiamo dire, abbiamo uno dei migliori reparti di ematologia, diciamo, d'Italia, veramente un'eccellenza, e lui per aiutare l'AIL, per aiutare, diciamo, il reparto, ha scritto questo libro, che sono pillole, sono divertentissime, lui è ovviamente pillole azzurre perché lui è un tifoso del Napoli. Certo, evitiamo altre interpretazioni. Non ci sono altre interpretazioni. Sì, sì.
lui è un tifoso del Napoli, quindi ha messo tutto il suo cuore in questo libro, che vuole aiutare delle strutture benemerite, perché l'AIL di Avellino è una struttura benemerita. Hai fatto bene a sottolinearlo. Presidente, tutto bene, tutto a posto. Faccio vedere, io capisco che è un momento difficile, no, però per tiriamola caso. Fuori. L'ho messa per caso, non è la prima cosa che ho trovato. Anche il cameraman, Gianluca Cavaliere, tifoso sì. del Napoli. Quindi. Complimenti allora. Ma c'è anche il Barone Rosso, prego. Barone Rosso, in questo caso Barone Azzurro, perché anche lui è tifoso ma, del Napoli. Ma io allora, sono tifoso del ecco, allora, è stato Napoli, subito... La passione per Napoli è enorme, però anche il cuore azzurro nostro è enorme, perché noi ogni anno stiamo facendo questa iniziativa che è importante. Ti posso assicurare che quest'anno abbiamo avuto un contributo molto più elevato dell'anno scorso e questo ci fa piacere, perché aiutiamo due realtà che sono importanti, sono delle eccellenze. Il Santo Bono di Napoli, Posillipon, è uno dei migliori ospedali pediatrici a livello europeo, e poi parliamo dell'AIL di Avellino. Se lo tenga stretto, vedo che già è nato un amore. Propongo una cosa, Presidente, nella sede di mettere una bandiera, una sciarpa di questa metà verde e metà azzurra cucita. Si può fare. Non si sa mai, freddi, perché noi siamo in diretta al vivaio Madagos, ragazzi, c'è Freddy che adesso ci parlerà degli alberi di Natale. L'abbiamo detto proprio all'inizio della nostra trasmissione, ci bombardano, vogliono sapere, ma questi alberi di Natale dove dobbiamo andarli a prendere? E caro Freddy, tu sei titolare di questo vivaio storico, perché da più di 30 anni stai in campo, tu vendi alberi di Natale? Certamente, buongiorno a tutti. Sì, sicuramente dove andarle a comprare? Da noi. ovviamente. Guarda un po'. Poi la scelta può ricadere su l'abete rosso o su alberi molto più belli come l'Abies Nordmanniana, che sono degli alberi molto fitti che danno proprio il senso di Natale. Io creano l'atmosfera. Quello che posso consigliare a tutti è quello di, ma proprio in un'ottica ambientalista, e di puntare sempre di più all'albero vero e di tralasciare e abbandonare l'artificiale, perché veramente forse è una delle cose che inquina di più e lo teniamo in casa per un... E poi ci sono tante piante di Natale. Certo, poi ci sono le stelle, ci sono gli agrifogli, ci sono i ciclamini. Ci sono tante tante cose. Insomma, chi ha bisogno di un albero di Natale oppure di una bella pianta di Natale si può rivolgere da Madagos. Senz'altro, sempre aperti, siamo sempre aperti, anche la domenica mattina in questo periodo, è il periodo natalizio, quindi siamo qui, vi aspettiamo. Grazie. Grazie Freddy. I ragazzi, i nostri compari, che intanto, che ne pensate dei ragazzi? Avete sentito che bella atmosfera di Natale? Bella veramente, perché solo nella musica sono bravi e anche portano la tradizione di Natale. Bellissimo. Insomma, più siamo meglio siamo, questo è lo slogan di Chiacchiere e Caffè. Caro Cesare, cosa vuoi dire ai ragazzi del Club Napoli? Ma io auguro le migliori fortune. Io conduco, tu che segui il calcio. Io conduco la trasmissione Radio Notte Stelle sulla Verdina. Perché non li inviti? Certamente, non mancherà comunque, perché nel calcio serve appunto un abbraccio in questo momento storico in cui c'è tanta violenza e tanti bu negli stadi. Allora, c'è un tifoso dell'Avellino e dell'Inter, come il nostro Cesare, se può abbracciarvi, così facciamo una fratellanza in diretta tra club e tifosi. Vabbè, abbracciatevi pure. Però c'è il cameraman che è tifoso del Napoli. Pure il cameraman, Gianluca Cavaliere, tifoso del Napoli. Oh, guarda chi c'è, perché le sorprese a Chiacchiere e Caffè non finiscono mai. Buongiorno, perché noi diamo anche i numeri in diretta, quindi preparate carta e penna, perché il nostro Antonio vi darà i numeri per sbancare il Natale, nel senso che trascorrerete un Natale da pascià, vero? Perché vincerete. Allora, diamo il 22 sulla ruota di Palermo, il super centenario va da 128 a Strazio. È un terno più un terno e una quaterna. 8, 22, 90, 8, 14, 22 e 90. Antonio, sei stato perentorio, sei stato categorico. È prossimo. Ma sono gli stessi dall'altra volta. Sono usciti ancora. Dobbiamo insistere, se non esco. Non si cambiano i numeri. Qua ci sono i ragazzi del Club Napoli, tu per quale squadra tifi? Tifoso dell'Avellino. Tifoso dell'Avellino, ma anche del Napoli. No, sono tifoso dell'Avellino. Avevo 16 anni quando mi sono andato in Serie A. Poi mi ha detto... 88 siamo retrocessi. Ma voi siete superstiziosi, Presidente? No, assolutamente. No, nel senso, quando gioca il Napoli, cornici e licò, no?
corni a sufficienza. Prima di entrare, sale, facciamo di tutto. Voi avete anche un cantore, il club addirittura del Napoli Monteforte si avvale di vari artisti, anche un cantante, Ugo Ladoro è il nostro tesoriere, Salvatore Cimino. Salvatore, tra poco lo sentiremo in diretta. Assolutamente, con l'inno del Napoli Calcio. Okay. Allora un attimo solo che diamo un'occhiata ai giornali, perché è doveroso anche fare una mini rassegna stampa. Il Mattino di Avellino, l'Avellino in mano ai Sanniti, questo è il titolo di apertura in alto del Mattino, riguardo ovviamente il calcio. La Sidigas firma l'atto di cessione della squadra, la IDC degli imprenditori Ciccelli e Izzo, lo scenario summit a Montesarchio sul progetto via di somma, Martone in sospeso, De Cesare e Mauriello escono di scena con il sogno proibito della recompra. Centro autismo, scontro sulla gestione, ieri c'è stato un sopralluogo, tutto ok a Campoconi, stallo sul tunnel, quindi l'assessore ai lavori pubblici genovese impegnato su più fronti, polemiche invece per quanto riguarda la destinazione d'uso del centro per l'autismo. Approfitto della presenza del collega Giovanni Salubi, qual è il titolo che ti colpisce di più, Giovanni? Poi c'è anche Prato La Serra, FCA, futuro da decidere, confronto CGL-Regione. Questo qua di Prato La Serra è un tasto credo particolarmente dolente per la nostra provincia, che potrà avere brutte prospettive, visto quello che sta succedendo a livello internazionale con questa. Il rischio di perdere altri posti di lavoro. Certo, perché le fusioni di solito non portano mai bene per i lavoratori, mai bene. Andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano che apre con l'accesso e festa boccia. Il bilancio, il centro per l'autismo monito all'ASL per la gestione. Andiamo a vedere se troviamo qualcosa sul calcio. Ecco, nel riquadro è Savellino, si apre l'era Circelli. Per quanto riguarda il calcio bianco-verde, Giovanni, ti interessa ancora oppure solamente Napoli? Beh, chiaramente sono tifoso del Napoli, mi interesso chiaramente del Napoli, ma diciamo hai seguito? Ho seguito anche. Insomma, siamo andati bene o no con questa cessione della società? Io non lo so, però non c'è nessuno entusiasta, non vedo entusiasmo. E il nostro barone rosso, in questo caso barone azzurro. Dobbiamo rilanciare, credo, l'idea dell'azionariato popolare per tutte le squadre. C'era un'idea di questo tipo a inizio della stagione. Deve essere la gente, il popolo che deve essere proprietario. Deve appartenere al popolo la squadra. Lei è contento che... Del popolo? No, dell'Avellino che ha cambiato. Va bene, questi sono i disfattisti super... Presidente pure giocava a calcio una volta, un centravanti davvero straordinario. Posso ricordare gli appuntamenti di domani? Io per questo ti ho domani. Allora, domani, ore 5.45, collegiata... Alle 17.45. Ore 5.45 di mattina, l'appuntamento. Concorrenza a noi. Collegiata di Solofra. Alla collegiata di Solofra, cosa succede? La Santa Messa, sempre la Ciaramella e Zambogna dell'Associazione Amici della Rosa Marina. Dopo la Santa Messa andremo nel nostro paese, a San Michele di Serino, con la messa delle 8.30 porteremo la novena all'Immacolata Concezione, alla messa delle 8.30. Insomma, con voi il Natale è assicurato. È assicurato. E poi appuntamento per il 15 a San Michele di Serino, con i ragazzi sempre dell'associazione porteremo la novena di Natale agli ammalati. Questo è davvero importante. Pasquali, chiedo scusa, ma perché ti sei innamorato di questo strumento che appartiene alla tradizione? Perché non hai scelto, che ne so, la chitarra come uno dei nostri compari, oppure altri strumenti un po' più innovativi? Ti piace questa proprio? Sì. Sì? Ti piace suonare, eccetera? Sì. Papà pure suona? Sì. Sì, e cosa suona? La ciaramella, sì. La ciaramella. Allora diamo un altro colpo di ciaramella, Pasquale, perché ci sono tanti amici dei spettatori che vogliono un altro colpetto musicale. Presidente, possiamo approfittare della presenza di Pasqualino? Certo. Pasqualino, giusto così, giusto un altro brano, breve, vai. Con la novena, sì. Quell'altra di sempre. Sì, quella là, non ci sono affezionati. Bravo Pasquale, facciamo un applauso a Pasquale, che è tra l'altro suona anche l'organetto. Pure l'organetto. È un polistrumentista. Tra l'organetto e la ciaramella, quale ti piace di più come strumento? La ciaramella. Ah,
La Ciaramella, è bravo, bravo, bravo. E, c'è il nostro Meteo Peppe che ci aspetta in versione di Clamen con la pagina nazionale del mattino, manovra, allarme del Colle, tasse rinviate, governo diviso. Questa è l'apertura del mattino, la paura infinita di Napoli, 768 scosse dall'inizio dell'anno, il sisma di giovedì notte il più intenso dal 2005 e il suolo dei Campi Flegrei riprende a salire. C'è tensione, c'è paura, probabilmente amplificata anche dal fatto che c'è stato il 39esimo anniversario del terremoto del 23 novembre 1980 in Irpinia. Questa coincidenza... Ma noi siamo una terra ballerina, l'Irpinia è una terra... deve convivere, deve imparare a convivere con l'emergenza e con il terremoto. Il problema è le costruzioni reggeranno esatto, alla prossima botta. Questo è un interrogativo addirittura inquietante. Adesso alleggeriamo un po' il tema. Presidente, lei mi ha promesso una sorpresa, perché voi avete addirittura l'inno vivente. Assolutamente, assolutamente. Cioè, ma abbiamo il nostro Salvatore che è già pronto. Già è pronto. Salvatore è pronto, si è accordato con i nostri compari, anche con il barone Azzurro. Perché Salvatore, qual è l'inno del Napoli? Chiedo scusa per l'ignoranza. Vabbè, noi di solito sudata innamorata, perché insomma coinvolge un po'. Ma lo state cantando ancora nonostante le ultime note? Noi sempre, in qualsiasi momento, noi siamo sempre attaccati. Sempre lì a suonare la. Noi siamo attaccati al Napoli. Questo avevamo intuito. I giocatori passano, però il Napoli è sempre. Il presidente passerà secondo lei oppure? Ma non lo so. In questo momento non penso che ci sia qualcuno che possa. E allora cantammo che forse è meglio, va bene? Ci siamo puoi accordati? Fare, prego. Sì. Facciamo un po' il guaglione. Guaglione, eccolo qua, Club Napoli di Monteforte Irpino. Sai sembra campo andare cambi da non mangia più, non dorme più che pancria. Qui vicceri che vera di sta gelosia. Tuo soffri, tuo morì di fa. Tu ti abbraccia a tua madre, non puoi scema vicceri. Dille tutta la verità, ma tu puoi capire. E passa e spazi sotto al tuo balcone, ma tu sei guaglione. Facci sognare. Se femmina, sei ancora così giovane. Tu sei guaglione che ti mise in capo, voglio un po' pallone. Che vanno disse in lacrima, batti non mi fa ridere. Presidente. Venga con noi Salvatore, no, perché merita la standing ovation del Club Napoli e di tutti gli amici di questa mattina. Facciamo un applauso al nostro Salvatore Collino del Napoli. Speriamo che porti fortuna. Sì. Il Napoli gioca Udine, se non sbaglio. Speriamo vada bene. Com'è andato, Presidente? Ha fatto fare bella figura, Salvatore. È bravissimo. È impegnatissimo, Salvatore, anche il nostro Giovanni Sarubi. Com'è andato? Bene. Voi cantate spesso, sì. Cantiamo sempre, pure io canto a fronda di limone, come si dice. Vabbè, allora Giovanni, a questo punto mi stai provocando, dobbiamo farla. Una fronda di limone dobbiamo farla, Giovanni. Giusto 10 secondi. C'ho la cosa. A fronda di limone è invece è una delle caratteristiche della nostra marina, no? Diciamo sono brani che vengono. Una volta i nostri cantori, quelli di una volta, li facevano alle famiglie, in base alla famiglia davano la canzone, per esempio, non so, la moglie bassina e il marito alto, le loro cantavano la canzone facendo questo tipo di strofa, a frunne di limone. Noi qualcosina abbiamo a frunne di limone, ma è riferito al nostro santo patrono. Sì. È un brano, però di questo ho bisogno di l'aiuto di Sabino, eppure loro, sì. Dobbiamo fare un brano. Ragazzi un attimo solo, così sentiamo gli amici della Rossa Marina. Ciao, come stai? Buongiorno, Ottavio, sì, buongiorno a tutti. L'ambulanza dove l'ha parcheggiata? No, perché lui è una delle colonne del 118, colonna, quando l'ho visto ho detto probabilmente ha portato...
un soccorso. Ah, assolutamente, questa... stamattina speriamo che portiamo gioia nelle famiglie e allegria. Buone notizie. Mai come questa volta, sì, dai, buone notizie. Allora, cosa possiamo dire dei ragazzi? Beh, ragazzi, possiamo dire che nell'arco di 2 mesi sono diventati bravissimi. Non ci speravamo, ma ci siamo riusciti. Questo è un grande obiettivo che ci siamo posti come associazione e adesso è una grande soddisfazione. Complimenti. Grazie, allora, grazie, cosa possiamo ascoltare? C'è un'altra sorpresa per noi. Facciamo un brano della Rosa Marina. Un brano della Rosa Marina. Okay. Chi lo vogliamo dedicare? Agli amici di San Michele. A tutti quanti e soprattutto a... Michelina, che era mia zia, diciamo. A Michelina. Allora, diciamo che abbiamo dedicato Michelina, l'associazione. A Michelina, Pasqua, ci stai pure tu, sei con la Rosa Marina. Fatti avanti, vabbè, fatti avanti che sei bellissimo da vedere. Vai, la Rosa Marina. Sentito cantare, non sapevo che, di questa tua passione, complimenti. La passione è nata con il nostro gruppo. Diciamo le cose avanti. Perché è importante. E lui è la voce più forte del nostro gruppo. Lui che dà la partenza. Il Pavarotti del gruppo. Della Rosa Marina. Ragazzi, grazie, complimenti, restate con noi. Ma prima io ho sentito un altro brano molto caro ai tifosi del Napoli. Visto che c'è l'onda azzurra del Napoli Club di Monteforte e Pino, chi è stato il più grande calciatore del Napoli? Diego Armando Maradona. Del mondo. Un attimo solo, ma loro sono d'accordo perché noi abbiamo una curva in questo, un attimo solo, preparate Maradona. Tu sei d'accordo, Maradona? Beh, tu forse non l'hai visto giocare, però hai sentito parlare di Maradona. Sì, sì, sì. È stato il più forte secondo te? Sì. Insomma, tu? Sì, sì. Non siete tifosi del Napoli? No. Dell'Avellino, vero? Sì. Dell'Avellino. È stato Maradona il giocatore più grande, il più forte del mondo? Guarda, ti posso dire, penso di sì. Freddy, dici la tua. Secondo me. abbiamo sentito anche la curva cosa ha detto. Invito tutti ad andare a vedere a San Giovanni a Teduccio quel poster bellissimo, gigante, sì. Di Maradona da un lato e di Che Guevara dall'altro lato. Antonio, vieni, scusami, ma Maradona è stato il giocatore più forte al mondo? Ma io rispetto i napoletani, ma sono il cuore bianco-verde. Ho capito, però Maradona non giocava con... È stato il più grande. Carmelo, è stato il più grande. Volevo dire due parole a proposito del Napoli e dei napoletani. Io comunque 50 anni fa andavo a vedere la partita a Napoli con la Giulietta, solo, comunque mia moglie mi ha chiamato e dice: ma come, la tua non la dici? 50 anni fa senza autostrada andavo a vedere il Napoli. Ma ci vai ancora? Allora. Tu sei tifoso del Napoli? No, di Avellino adesso... Ma del Napoli perché è rimasto nel cuore. Prego. Io ti voglio dire, io sono da 40 anni in Irpinia, non è che sono venuto adesso, sono da 40 anni e ho seguito l'Avellino in Serie A sempre. Quindi a me Avellino e Napoli va benissimo. Ma le persone serie dicono sud. E noi siamo persone del sud. Esatto. Proprio il Napoli. Siamo del sud. Se si parla di Napoli sono due grandi, Sivori e Maradona. E poi parliamo sempre che Maradona è meglio di Pelé. Maradona è 100.000 volte meglio di Pelé. Addirittura 100.000 volte meglio di Pelé, Barone Rosso. Maradona ci ha dato tante soddisfazioni. Vabbè, Michelle, lei per quale squadra tifa? Per il Napoli? Per l'Avellino? Anche il Napoli, perché a Campana, italiana, diciamo. Quindi lei è del sud. È
Allora, visto che abbiamo parlato tantissimo di Maradona, insomma, a questo punto, caro amico mio, di rigore, po' forza. Ma Giordano è quando insieme a noi. No, Giordano ha il microfono e quindi si limita a fare il presentatore. Ci mette bravo, siete pronti? Addirittura per la prima volta Giovanni Saruddi in versione cantante. Facci sognare. Forza Napoli è sempre Forza Avellino, ovviamente ti viene dal cuore, capito? Forza Napoli, no, ma lei, sempre lei a un certo punto si è sollevato, spinta... è diventato di 2,5 metri, come l'usignolo, come il diaframma, come l'usignolo, sì, è proprio ha spiccato il volo. Intanto metto Peppe pronto con la pagina, la prima della Gazzetta dello Sport. Ieri l'Inter ha pareggiato in casa contro la Roma, stanca, sprecona e testa al bar, che è una buona Roma, frena Conte, CR7 vai Juve, e poi Napoli, Bibio Ancelotti, a Udine vietato fallire, l'ombra di Gattuso, attenzione, c'è l'ombra di Rino Gattuso, se va male, caro amico Giovanni, c'è Gattuso che potrebbe essere... Non lo voglio. Niente, mi pare di capire. No, traghettatori non ce ne saranno. Vabbè, Cesare, che ne pensi? Va bene Gattuso per secondo Napoli? Me il carattere di Gattuso è fatto proprio per Napoli. Insomma, sono discordanti le opinioni. Metto Peppe, lei prima per una avviso, un avviso. Prima di iniziare le previsioni, sì, dare un'occhiata alla viabilità, come circolano le macchine, e la strada le vedo libere, quindi non piove, la viabilità è buona. Lei si avvale anche di monitor, è diventato tecnologico ultimamente. Sì. Grande Metto Peppe, salutiamo i ragazzi che devono andare a scuola. Vabbè, io intanto ti ringrazio Presidente. Grazie a voi dell'invito. Ma noi siamo a vostra completa disposizione, vogliamo rinnovare l'appuntamento. Allora, domani alle 5.45 collegiate di Solofra, messa solenne per la Madonna Immacolata, alle 8.30 chiesa parrocchiale San Michele di Serino. Intervenite tutti, grazie. Grazie, e grazie dell'invito. Grazie a Sabino. Grazie a te Ottavio, grazie a tutti voi. Grazie per permesso di fare questa bella parentesi natalizia. Però possiamo approfittare di loro per un altro brano di un minuto? Così... Ah, devi andare a scuola? No, assolutamente, devi andare a scuola, va bene. Allora ci saluti tutti e ti raccomando. Ciao Pasquale, ciao, buon Natale a tutti gli amici della Rossa Marina. Buon Natale a tutti. Vuoi ripetere i numeri, visto che abbiamo ancora qualche minuto insieme? È il 22 a Palermo che non esce ancora, questo è il terno, 8, 22, 90 è il terno, la quaderna 8, 14, 22, 90, il 22 sono 138, 139 stazioni che non esce. Quando si lasciano, si presentano. Ma insomma, quanto si può vincere? Allora? Mettendo un terno sono 4.000 euro, mettendo un terno sulla quaderna sono 110.000 euro. No, perché ci sono loro in agguato che già stanno annotando i numeri. Barone... Sono numeri che più azzeccati al 22. Pallone rosso, azzurro, non so di che colore è lei stamattina, va bene così? Vanno bene, facciamo un regalo a tutti l'Irpinia. Sì, speriamo, speriamo. Buon Natale, buon Natale. Che Natale sarà per gli amici del Club Napoli di Monteforte? Abbiamo un ricco Natale, un gran programma di feste, tombolate, serate musicali, di tutto. Con venerdì prossimo, giorno 13, con l'evento di solidarietà e poi continueremo con altre cose, come diceva Salvatore, tombolate innanzitutto, poi saremo una serata che verrà un gruppo musicale di amici che suona. Per chi volesse iscriversi al club?
Basta passare al club e compilare un modulo. Volevo ricordare anche stasera c'è la notte bianca presso il centro. Ah, no, azzurra, notte bianca. Bianca presso il centro di Montadoro, quindi chiunque. E questo è pillole azzurre, lo facciamo vedere. Questo è il libro. Ricordiamo Giovanni, visto che tu sei insomma sensibile come tutti del resto del club azzurri, se vieni un attimo Giovanni così a favore della telecamera e ci ricordi questo appuntamento importante per la solidarietà. Ma questo appuntamento è il venerdì 13 dicembre, quindi Santa Lucia, un giorno bello, bellissimo per tutti. Presentiamo questo libro, facciamo una serata di solidarietà con l'AIL di Avellino. I fondi andranno all'AIL. Tutto ciò che verrà, tutti quelli che compreranno questi libri, i soldi di questi libri andranno tutti all'AIL e al Santo Bono, diciamo, di Napoli. Quindi è una iniziativa di solidarietà che va avanti oramai da un paio d'anni, sono stati raccolti fino adesso diciamo, molte migliaia di euro che sono stati tutti devoluti a questa nobile causa. Invitiamo tutti a questo piccolo gesto di solidarietà, perché quando poi abbiamo la tramvata in faccia, diciamo, abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti, e queste associazioni sono associazioni benemerite e vanno aiutate in ogni modo. Grazie Giovanni, grazie per l'intervento. C'era Cesare che ha preparato qualcosina per i nostri amici telespettatori. Inerente alla trasmissione, a questa alla Rosa Marina, il Natale. Come sempre. Ci sono Maradona e la Rosa Marina davanti a questa mattina. Qui la natura è ancor più che viva, oserei dire a dir niente giuriva. Madre natura esplode sicura, sboccia splendida senza paura. La cura e l'amore con sapienza si spende, e se il giardino lo vuoi gaio e sorridente, non c'è nessun ma e non c'è alcun dipende. Il pollice verde sta di casa qui, e con questo, amici, io vi do il mio buon dì. E là, insomma, pure la poesia, aspettate, cioè, il Ciaramella, Fronni Limone, novità. Un soldato innamorato, di tutto stamattina, un club Napoli in casa qua. Pure la poesia, alla fine. Sì, vogliamo ricordare invece agli amici che stanno preparando, perché domani, tra l'altro, il giorno dell'Immacolato, 8 dicembre, di solito si prepara il Natale inizia, in casa. Diciamo che normalmente inizia l'addobbo natalizio, ormai. Qui si inizia da molto prima, però è il giorno clou, il giorno principale. Ed è anche il giorno per comprare una bella stella di Natale e metterla in casa per augurare un buon inizio delle festività. Poi, senza parlare del fatto che bisogna fare l'albero di Natale, per chi ancora non l'avesse fatto e chi ne ha bisogno, noi ne abbiamo ancora a disposizione, è di belli. Ma la cosa sulla variante? Sulla variante, nei pressi del carcere nuovo di Avellino. Rintracciarvi. È il nostro metodo, perché in tanti vogliono sapere il fine settimana come sarà, Antonio, se ci sarà il sole, se sarà nuvoloso. Al mare mi sa un po' difficile. Ecco qua, ragazzi, siccome ci manca una sigla, perché non abbiamo trovato la sigla per il nostro Meteo Pep, posso approfittare della vostra presenza per introdurre in esclusiva il nostro insostituibile, inossidabile, invincibile, indomito, incredibile Meteo Pep. Eccolo qua. Buongiorno a tutta la redazione. Sì. Prima di iniziare vorrei fare dei saluti a me e fans a Katia Ciri di Quattro Cane Ovest, sì. Li saluto con affetto e con amore. I fans. Poi di salutare Anna Maria Spagnolo con Cammino Genovese. Anche il bacetto, vabbè, però è raccomandato, Il bacetto poi, legato al sì. Saluto. Un saluto va a De Gaulle. C'è anche il lato B del pizzino. Sì. Francesco, direttore, poi salutare, saluti a Katia Ciri, ma abbiamo detto... Il direttore di cosa? Della vita, il direttore Francesco? No, il direttore del De Gaulle. Ah, ecco. Il mio amato direttore del De Gaulle. Ah, vabbè, non lo sapevo. Perché sempre in media, come va. Ah, addirittura, proprio sì, per sì. Cercare poi di orientarsi per il fine settimana. E quindi oggi un cielo sarà... No, vieni, perché Freddy è particolarmente interessato, perché sai, con le piante, gli alberi. Sì. Freddy è... Questo è ad personam, ecco qua, vai. Quindi oggi il cielo si presenterà ancora nuvoloso, con qualche pioggia e qualche temporale qui in campagna.
Poi già da domani inizia il bel tempo, sarà una bella giornata, un po' di temperatura di aumento. Poi tra, tra lunedì e martedì, quindi peggiorerà e pioggia di nuovo. Agliagliai. Poi il penultimo della settimana sarà ancora tempo buono, ma poi arriverà una nuova perturbazione perché porterà neve al centro sulla regione adriatica. Quindi dobbiamo fare attenzione. Sì, dobbiamo fare attenzione. Ho segnalato anche la situazione dei venti che saranno da moderati a localmente forti, provenienti da quadranti meridionali e soffrendo anche da sud-ovest, provenienti da ovest, fino a forza 6-7. Quindi il tempo un po' migliore, un po' variabile. Sì. Gemon in diretta, chiedo scusa, lo saluto. Sì, ciao, Gianluca Picariello. Sì, buongiorno. È una bella sorpresa, grazie per questo regalo di Natale, ragazzi, abbiamo Gemon. Sì, ci troviamo da Madaco, se vi va, e sì, ci sono anche le rose viola, quindi vorrebbe sentire l'interpretazione di Meteo Pep. Va bene, Gemon, se è possibile, possiamo accontentare Gemon con rose viola? Sì, sì. Sì. È una cosa ecco, sì, Gianluca, subito, ecco qua, vai. Rose viole discese sulle lenzuola con una bella donna. No, ma questo no, vabbè, scusami, scusami Gemon, però è un'interpretazione molto personale quella di Meteo Pep. Sì, alla prossima. Ringraziamo Gianluca Piccarello, quindi, Gemon. Un saluto che vorrei fare a Mr. Marronzi che non sta bene. Sta a letto. Salutiamo sì. A Mr. Marronzi e il fratello, ciao. Salutiamo tutti quelli che stanno a letto. Sì, buongiorno che e a tutti bene. Una buona giornata. Siamo ai titoli di coda. Volevo salutare Antonio che ha dato i numeri anche questa mattina, nel senso buono ovviamente del termine. Io auguro a tutti l'Irpina, che speriamo che non la vincita tutta l'Irpina, il 22, non ci dimentichiamo, il 22 a Palermo, quando si lascia si presentano. Grazie. Salutiamo Salvatore. Grazie. Come va? È andata bene? Sì, è andata bene. La sua Ugo l'ha conquistato l'audience. Sono lusingato. Complimenti, grazie. Grazie, 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 grazie a te Ottavio. Grazie, grazie a te per lo grazie Presidente. Va bene, ti aspettiamo al club comunque, ti aspettiamo al club. Cesare. Grazie a tutti i telespettatori che ci seguono sempre. Alla grande, bravo, bello conciso, eccoli qua i nostri compari, li ho trascurati un po' stamattina perché c'erano tanti ospiti, ma voi fate parte ormai della famiglia, della grande famiglia di Terra Nostra. Grazie, un saluto a tutti chi ci ascoltano in case di riposo, sì, specialmente dove noi andiamo alle case di riposo, salutiamo a tutti e presso la vita un sorriso quotidiana. Per gli anziani e per i malati, grazie ai nostri compagni. Buon sabato e buon domenica. Augusto, buon sabato. Buon sabato, buon weekend per tutti. Sì, noi ci vediamo poi per il prossimo fine settimana. Non ci hai abbandonato, è giusto che si dà spazio. Sempre. Anche agli ospiti. Voi fate parte della squadra, guarda il Barone Rosso come si è combinato. Ottavio, dobbiamo ricordare il presepe, siamo quasi pronti. Il presepe on the road, il presepe itinerante. È quasi pronto. Sì. Sempre ci vuoi fare una sonatina così giusto al volo 10 secondi. Siamo ai titoli di coda. Freddy D'Urso, grazie a voi titolare del Madagos, grazie Freddy. Buongiorno per l'ospitalità, stamattina eravamo tanti, quindi è stato un piacere, grazie mille Freddy, grazie mille, tutti quanti insieme per la chiusura, perché tra poco cala il sipario con il Club Napoli, con i compari, con Antonio Meteo Pep, con il nostro Barone Azzurro, Gianluca Cavaliere, il nostro Alfonso Tarantino in regia. Ci sentiamo alla prossima con chiacchiere e caffè. Buon sabato e buona giornata a tutti voi.